Ciao, questo è un messaggio per la squadra. Ragazzi, volevo dirvi che vi voglio tantissimo bene e mi piace tantissimo la nostra squadra. Siamo troppo. Io spero che le vostre gare vadano bene e no, e che siate soddisfatti e che troviate comunque un motivo di essere contenti di voi stessi. Io sono molto fiera di noi. Ok, non fatemi piangere. Adesso sono le 9 e hai davanti a te 3 ore e mezza di tempo. Cosa pensi di fare in queste 3 ore e mezza? Poi forse mangiare un pochettino e poi ovviamente fare riscaldamento, forse andare di nuovo un po' nel bosco, perché la bella sorpresa è che il warm up è un pezzo del model di ieri. E niente, abbiamo visto già la partenza venendo in quarantena, sono super motivata. L'obiettivo di oggi è non c'è questa frase che dice non bisogna guardare tutta la scala, ma guardare un gradino alla volta. È quello che cercherò di fare oggi, veramente un punto alla volta, quello che è fatto, quello che è da fare. Posso solo influenzarlo dando il meglio. Comunque andrà, sarà un successo perché sono qua, ce l'ho fatta venire qua a prepararmi e sono sorridente, pronta a partire. Siamo quasi alla fine dell'attesa. 1 ora e 45 meno e sono in gara. Ringrazio Goran per la musica. Questa, sì, belle canzoni. Bellissime, sto rivivendo la mia infanzia, cioè questo bellissimo poster offerto da Stefano Raus, dal Ticino con furore. Perché io sono dal Ticino con furore. Ho fatto quel che dovevo fare, sarei potuto andare veloce, sì, però ma magari avessi sbagliato ho di più. fatto pochi errori, un po' di imprecisione all'inizio, poi sono rientrata nel flow, ho fatto un po' di cose un po' stupide, però ho portato a termine una buona gara, contando le ultime settimane, vabbè, ho fatto troppi errori. Ci ho provato, io veramente ero sempre concentrata, però devo analizzare cosa ho fatto perché c'è molto da imparare per domani. Voglio fare bene. And now Angeli coming live on the GPS, but I think it's too late for the medals, but top six is still possible. So now you have him punching the second last control, Ilion Angeli right there. And now he is sprinting into the podium, into top six. So he's pushing and punching right there. And now going all the way to the finish into a new sixth best time for Ilion Angeli and into a position in the podium right now. De distância média do Campeonato do Mundo Juniors de 2022. Representing Italy, Ilion Angeli. Representing Czechia. Scritto nel bulletin scaldacollo. Stamattina avevo un freddo porco. Questo è il commento sulla gara. Eh? Qualcos'altro? Qualcos'altro?
Sium, forza no, Juve. niente di che. Mi chiedevano che com'è la mia squadra per domani, gli ho detto che vedranno. Anche che quello! Gli ho detto che vedranno che pressione faccio. Vedrete. Estamos aquí con qui con Goran Poloyas. Basta che sei online. Molto bueno, corredor de orientação. È quello. E allo spectator si fa il corridoio, si sta sulla sinistra. Quindi qui aprono. E si torna di nuovo allo stesso punto K. E nella mappa prima finisce col cerchietto là e magari c'è il tratteggio. Quella dopo inizia col tratteggio e poi triangolo. 4 e mezzo, 5 di meno non vanno. Forse al lancio, però 7-8 minuti, un po' meno, 6 per star sicuri. È già lì di nuovo allo stesso punto, passa qui dove c'è la scritta changeover, che è come hanno usato alla sprint relay. Goran ha fatto una grande prestazione. Sprint assurda adesso. Grande prestazione per raggiungere il gruppo. Sì, però ho paura. Ha guadagnato un cappellino. Ha guadagnato un cappello che gli servirà come trofeo di questa campagna di caccia. È fuori! Figa, ma quanto slitta! No! Io non vorrei ridere, però fa un po' ridere.